Liberi.tv Polistena, siamo in compagnia di Massimo Frana che quest'oggi ci presenterà il suo libro, che è un libro molto interessante che si chiama Filosofie di genere. Questo libro affronta vari temi, ma prima di darvene contezza chiediamo proprio al suo scrittore di parlarcene di questo libro. Ah, questo libro è nato nel 2009 ed è nato da un'esigenza che io avevo di colmare quello che secondo me è un vuoto, perché diciamo che sul piano speculativo non si è riflettuto secondo me in maniera ancora sufficiente sulla questione gay. Quindi è, infatti il titolo è Filosofia di genere, un libro per la cura dell'omofobia, e l'approccio quindi vuole essere speculativo, filosofico alla questione dei diritti gay, ecco. Quindi non è solamente il tentativo di dare un fondamento giuridico a quelle che sono le esigenze anche delle persone LGBT, lesbiche, bisessuali e trans, a vedersi riconosciute pari opportunità e pari diritto. Ecco, non c'è solo quindi un'esigenza sul piano giuridico, ma il libro risponde anche ad un'esigenza, direi, filosofica, quasi quasi metafisica, insomma, il bisogno cioè di riflettere su quello che è questo orientamento, su quello che può significare sul piano appunto anche speculativo. Dal libro emerge soprattutto la storia. Tu parli di Platone e quindi descrivi il passaggio della storia. Ci parli proprio un attimo di questo, della presenza dei gay nella storia, dell'omosessualità nella storia, come è stata vista e come è vista attraverso i secoli? Ma io ho tentato un excursus storico e tra l'altro ho cercato anche di, come dire, leggere in chiave positiva la presenza dei gay nella storia, sì. E cioè vedere come nella storia non sempre i gay siano stati perseguitati, come nella storia essi abbiano dato anche un apporto significativo, importante all'evoluzione dell'uomo. Quindi ho cercato anche di dare questa lettura storica. È vero, ho affrontato il tema sul piano storico, sul piano della storia della filosofia, sono partito da Platone, da Aristotele, ho evidenziato due paradigmi nel modo di affrontare la questione gay in chiave positiva. Un paradigma esoterico, ho detto io, iniziatico, che è quello platonico, per cui il rapporto omosessuale veniva visto in chiave esoterica ed iniziatica, era una forma di iniziazione, tant'è che solitamente c'era una sorta di differenza d'età anche tra le due persone, no? Il maestro e l'allievo, insomma. E poi invece l'altro paradigma, che è quello aristotelico, un paradigma naturale. Aristotele diceva chiaramente che l'omosessualità è naturale e dunque non c'è nulla da condannare, lo diceva in un'opera molto importante che è l'Etica Nicomachea, quindi un'opera che ha a che fare con la morale. In questo senso i greci erano molto più avanti di noi. Tra l'altro ho notato anche nel libro una cosa che mi ha fatto riflettere: tu parli addirittura dei templari. Sì. E molti forse non lo sanno, ci dai un accenno su questa cosa? Ho affrontato poi il tema, la questione gay nel Medioevo, e nel Medioevo soprattutto attraverso degli studi molto importanti come quelli di John Boswell, nel Medioevo, a differenza di quanto si possa credere, l'omosessualità era praticata e in un certo senso era vissuta, direi, quasi tranquillamente. Io ho mostrato come ci sono stati dei passaggi storici ben precisi in cui invece poi l'omosessualità è diventato uno stigma, sì, sociale, e questo ha corrisposto a delle esigenze politiche. Penso soprattutto al momento in cui Filippo il Bello, sì, perché ha un piano ben preciso, quello di sopprimere i templari, ecco, per rispondere a questo suo disegno decide di lanciare l'accusa nei confronti dei templari di sodomia. I templari praticavano la sodomia, ma
sicuramente questo è stato dimostrato da storici di altissimo livello, penso a Barbara Frale che è una delle maggiori studiose dei Templari in Italia, ma penso anche a De Murger che è un grandissimo storico, hanno mostrato come la pratica dell'omosessualità fra i Templari faceva parte di un rito parallelo al rito con cui venivano accettati i novizi, era un rito iniziatico e io lo ricollego chiaramente a Platone, certo. Anche perché i Templari nella loro spiritualità risentono del platonismo, non dimentichiamo che la regola ai Templari venne data da San Bernardo di Chiaravalle che era un cistercense ed era chiaramente vicino al neoplatonismo. Io ringrazio Massimo Frana e vorrei che Marco dalla regia mi passasse il libro perché lo vorrei fare vedere. Filosofia di genere, dicevamo prima, un libro per la cura dell'omofobia. Adesso Marco inquadrerà il libro. Diciamo subito che il libro è stato svolto con il patrocinio del comune di Polistena, che è un comune LGBT. Sì, questa è un'altra cosa a cui ho tenuto tantissimo, perché il comune di Polistena ha dato il patrocinio e lo ha dato perché su mia proposta il comune di Polistena è stato il primo comune in Italia a dichiararsi comune gay friendly, sì. Ad adottare un regolamento contro le discriminazioni sessuali e ad istituire, cose che altri comuni hanno fatto, il registro per le unioni civili. Ora io voglio dire una cosa, io mi sono sentito confortato in questa azione che ho compiuto dal fatto, ad esempio, che a Milano recentemente è stato adottato il registro per le unioni civili. Qui noi ci troviamo di fronte ad un processo che è irreversibile, perché il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT è un processo irreversibile. Noi non possiamo immaginare che vi possa essere una democrazia matura e completa che non riconosca pari dignità e pari opportunità alle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. Quindi anche matrimonio per le persone dello stesso sesso come estensione di civiltà e di diritti indipendentemente dal sesso. E io quando parlo di pari diritti parlo di pari diritti, cioè il matrimonio è un diritto a cui devono accedere anche le persone LGBT. È chiaro questo, anche perché noi parliamo di matrimonio civile, non confondiamo le cose, certo. I gay non chiedono il matrimonio religioso, o se c'è qualcuno che vuole puntare a qualcosa del genere lo faccia pure, ma a noi non interessa questo, noi parliamo del matrimonio civile che è un matrimonio, una istituzione dello Stato, che lo Stato riconosce e che non vedo perché non debba essere riconosciuta anche alle persone LGBT. D'altra parte io non capisco questa sorta di guerra di religione su una cosa che invece è laica, come il matrimonio civile. Io sono stato assessore, ho celebrato dei matrimoni civili, so benissimo che chi contrae il matrimonio civile senza aver anche contratto il matrimonio religioso non può accedere ai sacramenti, perché per la Chiesa il matrimonio civile eterosessuale non ha alcun valore. Quindi io non capisco una battaglia su qualcosa che comunque non ha valore per la Chiesa Cattolica, perché diciamolo chiaro, noi ci troviamo purtroppo in un'Italia che, dove abbiamo una presenza molto forte, anche importante, che però spesso esce fuori da quelli che dovrebbero essere gli argini, no? e gli ambiti. Ora l'ambito spirituale è una cosa, ma lo diceva già Dante nel Medioevo, l'ambito spirituale è una cosa, l'ambito temporale è un'altra, cioè noi stiamo parlando di un riconoscimento, il matrimonio civile, che non ha nulla a che vedere col matrimonio religioso. Quindi, però c'è da dire che in un contesto anche difficile, che può essere la Calabria, ci sono poi cose positive come te, come Polistena, come il libro stesso, che danno una speranza, danno una luce a quest'Italia che purtroppo è un po' governata dal Vaticano da destra e a sinistra. Sì, sì, diciamo che sono piccoli segnali. Io credo che il percorso sia ancora lungo, anche perché
devo dirlo con molta sincerità, quanto si profila come programma all'interno dei grandi partiti per le prossime elezioni non mi piace, non mi soddisfa, non mi convince. Siamo ancora di fronte a dei, a mio avviso, teatrini che francamente non hanno alcun motivo di essere, secondo me, se non perché, ripeto, in Italia noi abbiamo la presenza, non dico di una lobby, ma abbiamo comunque la presenza molto forte, che è quella della Chiesa Cattolica, che impedisce anche sul piano laico ogni possibilità di sviluppo, di evoluzione. Ma non dimentichiamo che in Italia noi abbiamo avuto il coraggio di votare comunque, ed era la DC al potere, di votare comunque una legge come quella sul divorzio, una legge come quella sull'aborto. Francamente noi siamo diventati più schierati dal punto di vista, più integralisti dal punto di vista religioso, adesso che rispetto a quando c'era un partito come la DC che governava ed era un partito che si riconosceva chiaramente nei valori portati avanti dalla Chiesa Cattolica. Quindi adesso, diciamo, l'ultimo scoglio è quello dei diritti civili, di estendere, come dicevamo, matrimonio, ma lottare contro l'omofobia. Tu lo stai facendo con un libro che, ricordiamo, è Filosofia di genere, è edito da Croce, Libreria Croce, giusto? Sì. E ci auguriamo che comunque questo, come tanti altri passi, saranno fatti per la comunità LGBT. Parte da Polistena. Io ringrazio ancora Massimo Frana per il suo intervento e vi invito a vedere questa intervista e quello che poi registreremo come liberi.tv, che è l'evento che si svolge oggi a Polistena. Grazie Massimo. Grazie.